Ciao a tutti, bentrovati. Prometto che oggi non parlerò male della Manitoba e di nessun'altra farina, però vi consiglio vivamente di non usarle. Scherzavo, sicuramente parlerò male della Manitoba. Oggi siamo qui per fare dei cracker e dei grissini, alla mia maniera, usando sempre delle farine ad hoc. Adesso cominciamo a fare subito l'impasto per i grissini. Io ho del vino bianco, come ho scritto già nelle ingredienti che potevate tenere, se c'è del vino che io userò. Quindi per fare l'impasto dei grissini prendo la mia pasta madre, grammi, poi metterò l'acqua. Il famoso cucchiaino di malto di riso, scioglierò la pasta. Ci aggiungo anche il vino. E piano piano la farina. Quando ho aggiunto quasi metà della farina, poi verso la farina sulla spianatoia e mi butto giù l'impasto. E continuo a lavorare grossolanamente. In questo modo riusciamo ad incorporare più aria possibile. Lo lasciamo riposare una ventina di minuti, una mezz'oretta. Nel frattempo, noi ci prepariamo i cracker. Aggiungiamo l'acqua, la farina, l'acqua e l'olio direttamente. Adesso l'acqua non la aggiungete tutta direttamente perché dobbiamo fare amalgamare anche l'olio alla farina in questo modo. E lasciate tutto così, grossolanamente. Poi prendiamo la nostra pasta madre e andiamo ad aggiungere i cracker. Potete farli anche senza agente lievitante, rimarranno un po' più bassini. Ok, a questo punto aggiungiamo pure sale e i semi di papavero. Aggiungiamo il resto dell'acqua. Anche in questo caso mettiamo il nostro impasto sulla spianatoia e lo lavoriamo. E mettiamo a riposare anche l'impasto dei cracker. Riordiniamo un po' questo macello. Sto sudando con questa giacca in volo. Riprendiamo l'impasto. Non è passata mezz'ora che giustamente non ho i tempi tecnici per far passare mezz'ora. Spezzate il vostro impasto con un coltello e fate delle biscette così. Quando il vostro impasto sarà riposato mezz'ora sarà più elastico del mio, che adesso non è riuscito a riposare, è una questione di tempi.
Vedrete che rimarrà insieme, non si spezzerà come sta facendo questo, perché adesso è ancora contratto, stressato. Prendete i vostri semini di sesamo o quelli, i semini che preferite. Oppure potete mettere i semi e rotolarveli così. Mettete in forno a 180 gradi per 15 minuti, 10 minuti. La questione della cottura, io non posso darvi dei tempi precisi perché i vostri forni cucineranno diversamente dal mio. Quindi voi dovreste mettere, indicativamente sono 10 minuti, poi li guardate e così vi darate la cottura col vostro forno. Alla fine dovreste avere del risultato così, buoni e soprattutto sani. Vi ricordo che l'uso delle farine, queste qui integrali, i semi integrali, fa sì che voi possiate avere una giusta alimentazione. Adesso andiamo a fare i cracker. Al cracker dobbiamo aggiungere l'olio. No, scusate, sto andando in palla. Allora. Ah, nei grissini non ho messo macello. Vi sentite l'impasto? E poi andate a tagliare o con una semplice rotella per ravioli che dovreste avere in casa, oppure con la lama di un coltello da burro. Io ho questa macchinettina che mi fa i triangolini e quindi vengono dei cracker così. Allora, dopo aver fatto un po' di casino, che ho fatto un macello, vi faccio vedere l'impasto del grissino perché ci andava l'olio. E non vorrei mai che qualcuno dicesse: mai dato una bidonata. Una volta che è riposato, poi ancora sporco di olio, voi l'andrete a lavorare in questo modo. Anche dopo aver messo l'olio bisogna farlo riposare. In questo modo rimarrà l'olio in superficie e il vostro grissino si colorerà di più, verrà più dorato. Oppure come prima mettete i semini sotto. I vostri grissini, i vostri cracker sono fatti. Ho fatto un casino oggi perché mi sono preparato, poi vado in panico perché sono un ragazzo timido, non sono abituato a stare davanti alle telecamere, a un grande pubblico e quindi per questo motivo faccio dei casini. Poi vi volevo ricordare, vabbè, vi dico della manitoba. La manitoba, essendo una farina ricca di glutine, fa sì che, come poi si può prendere l'idea, il glutine è una colla. E fa quella, un giorno vi faccio vedere il glutine quando faccio il seitan, la consistenza del glutine. Crea dei tappi. Come dire, voi non se qua quando non va di tanto di corpo perché l'alimentazione nostra non è corretta. Noi assumiamo, per quanto mi riguarda, di quello che posso dirvi io, è che noi assumiamo una grande quantità di glutine durante la giornata. L'italiano è così, mangia tanto pane, tanta pasta, tanta pizza. E quindi per questo vi dico di non assumere una farina con tanto glutine. Pizze buone vengono pure con questo tipo di farina, il pane viene ottimo. E quindi ci può stare che uno fa festa e mangia una gomma. Questa cosa tutti i giorni non è una cosa sana. A tal proposito, il 6 giugno ci sarà una video lezione con Milena Simeoni che parlerà dell'alimentazione, dove vi spiegherà nei dettagli, nelle cose, la verità sull'alimentazione praticamente. Poi vi
Vi ringrazio di essere stato qui con me e il prossimo appuntamento è deciso se parlare di pasta madre o fare un pane gluten free. Decidete voi, mandate dei messaggini, poi faccio la somma e deciderò su quello che fare. Poi, peraltro, non so che dirvi, cercherò la prossima volta di essere meno timoroso di voi, perché vi temo, dal vivo un po' di meno, ma in video sì. E poi basta, ragazzi, grazie, arrivederci.